Ehi, come va? Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia. E io sono Mattia. E nel video di oggi ti parlo di reddito di cittadinanza e assegno temporaneo, pagamenti partiti. Poi assegno temporaneo a domande e per finire reddito di emergenza. Ecco le elaborazioni. Ma prima di cominciare, se hai domande, scrivile nei commenti. Se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, metti un like. E se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani. Oppure iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere nessun aggiornamento. E ora possiamo dare il via al nostro appuntamento di oggi parlando di reddito e pensione di cittadinanza, per cui sono cominciati nel primo pomeriggio le ricariche della prima finestra di pagamento, cioè quella relativa alle prime domande in assoluto o alle domande di rinnovo presentate nel corso del mese di ottobre 2021. Come sempre, le ricariche seguono una logica di pagamenti per flussi, quindi non arrivano contemporaneamente a tutti, ma da quando partono proseguono anche nei giorni successivi. Inoltre, visto che ce lo avete chiesto nei commenti, vale la pena ricordare che chi ha presentato la prima domanda e deve ritirare la carta in poste, in teoria dovrebbe ricevere un SMS che invita al ritiro, ma questo SMS non sempre arriva a destinazione. Tuttavia, se dalla nostra area riservata del sito IMSS troviamo la data di invio delle disposizioni di pagamento imposte, allora sarà sufficiente recarci all'ufficio di competenza sul nostro territorio con un documento di identità e il codice fiscale e chiedere la nostra card. Poi, contestualmente alle ricariche, sono iniziati anche i pagamenti dell'assegno temporaneo sul reddito di cittadinanza, con mese di riferimento ottobre. Questi pagamenti arrivano sulla card con un diverso flusso, indipendente dalla ricarica. A tale proposito, ti ricordo che dal sito IMSS puoi controllare quale è stato il calcolo effettuato per determinare l'importo dell'integrazione. Sarà sufficiente cliccare sull'importo della stringa verde e la pagina ci restituirà tutti i valori presi in considerazione nel processo. Al contrario, per l'assegno temporaneo a domanda, IMSS fa sapere che i pagamenti sono previsti per la fine del mese, quindi attendiamo maggiori dettagli in merito. In più, come è noto, l'importo dell'assegno temporaneo su RDC è interamente prelevabile e non rientra nel limite stabilito dalla disciplina del reddito. Tuttavia, in tantissimi ci avete segnalato nei mesi passati che spesso tale prelievo non è possibile. Vale la pena sottolineare che il problema, almeno in questo caso, non dipende da IMSS, ma dalla gestione della card di Poste, che deve organizzare i due prelievi in maniera diversa. In genere il problema si risolve da solo nel giro di qualche giorno. In caso contrario sarà necessario segnalare la cosa agli uffici di Poste. In ultimo, reddito di emergenza. Ecco che sono finalmente iniziate le pubblicazioni delle elaborazioni dell'attesissima quarta e ultima rata su 4 di quelle stabilite dal decreto sostegni bis, cioè quella riferita al mese di settembre. In tanti hanno già la possibilità di vedere l'esito di questa elaborazione, che riporta proprio la data di oggi, 15 novembre, dal loro lato del sito IMSS, anche se al momento attuale manca ancora la data di invio delle disposizioni di pagamento, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Se tutto va bene, le prime liquidazioni dovrebbero arrivare già nel corso di questa settimana. Insomma, questa sì che è finalmente una buona notizia. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se hai domande, scrivile nei commenti. Se ti è piaciuto questo approfondimento, metti like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UCI.